acqua, che andiamo a colorare. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, avete capito benissimo, prendete l'acqua e andiamo a colorare con le matite acquerellabili. Oggi vi faccio vedere in semplici campionature come bisogna acquerellare le matite acquerellabili. In molti mi avete chiesto di spiegarvi il funzionamento delle matite acquerellabili. Oggi faremo semplicemente degli esempi. Impratichendoci invece, poi quindi voi allenatevi più in là, disegneremo un soggetto con le matite acquerellabili, ma intanto cerchiamo di capire come farle funzionare al meglio. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per capire come si usano le matite acquerellabili. Allora, molti hanno dei seri problemi ad usare le matite acquerellabili perché costruiscono il soggetto come si fa con le matite colorate normali e dopodiché passano all'acquerellatura e naturalmente questo sfalza e distrugge tutto il disegno, perché la matita acquerellabile, quando deve essere acquerellata, non può essere usata a pieno regime. Vi spiego. Se io devo disegnare una sfera e la devo fare tutta rossa e tutta piatta allo stesso modo, e la coloro dando un tono di rosso omogeneo, facciamo il conto, e poi vado ad acquerellarla, quello che succede è che l'omogeneità viene un po' meno e che, vedete, il soggetto automaticamente risulta acquerellato, ovviamente, quindi la sua omogeneità si sfalza, il colore si deposita di più sui bordi e di meno al centro e lascia anche la traccia del pennello, sebbene comunque con una mano allenata diventi fattibile la cosa, è un bel colore. La cosa però si fa più difficile quando io devo mantenere delle gradazioni di colore. E allora ho una sfera che ha una parte più scura in ombra e io la coloro quasi totalmente come farei con le matite colorate normali. A questo punto, quando vado ad immettere l'acqua, io mi ritrovo con troppo colore e quindi, anche se scarico in una pezzetta, anche se faccio i salti mortali, guardate, avendo troppo colore, inficio il lavoro, che viene tutto troppo piatto, o quantomeno sì, le zone più colorate ovviamente ci sono, ma non sono tali da portare buoni risultati per un chiaroscuro efficace. Invece con le matite acquerellabili, quando vanno acquerellate, non si lavora così, ma si lavora, partendo sempre da una sfera, solamente sui toni scuri. Cosa intendo dire? Vi faccio vedere. Io metto il colore . Accenno solo la parete esterna, giusto per la forma, e poi dove voglio il chiaroscuro do solo dei cenni, dei tocchi di colore, in modo che qui io abbia il tempo di scaricare totalmente il mio colore, che prende vita e vigore al passaggio del pennello, che porto in dentro, bagno, quindi aggiungo acqua, fondo con il rimanente che faccio rinvenire anche qui al passaggio del pennello e che poi, sempre bagnando, distribuisco in maniera tale
da avere dei chiaroscuri più sfumati. Quindi non devo nella maniera più assoluta andare a disegnare come se già come si disegna per un disegno finito. Invece poi si lascia asciugare e casomai successivamente si ripassa e si immette altro colore. Quindi, ricapitolando, si fa la zona che si vuole colorare già più scura, si accenna semplicemente la rimanente figura e si gestisce il colore che si fa rinvenire con l'acqua, trasportandolo nelle zone che vogliamo colorare. Quindi si distribuisce ciò che si ha, quindi bisogna appunto distribuire i pigmenti che abbiamo messo a nostra disposizione e poi casomai successivamente rimpinguare. Ok? Benissimo, a questo punto possiamo continuare in due modi: o usando il colore su bagnato, e questo è un rischio enorme, bisogna avere mano molto ferma e cominciare a dare i tratti che vogliamo così, direttamente col colore, e in questo caso questo passaggio rimarrà sempre. Rimarranno i tratti perché il pigmento si fisserà sul foglio, dando questa tipica conformazione a tratteggio che a me piace moltissimo. Oppure facciamo asciugare perfettamente il tutto, quindi si ripassa piano piano dove si vuole rimpinguare ulteriormente il colore. Ecco, la stessa logica di prima, quindi passaggi leggeri e più cospicui dove vogliamo un colore più forte, si ripassa. Quindi si parte da qui e ci si comporta come con l'acquerello normalmente, quindi se voglio unire delle zone parto dalla parte asciutta, scendo, ok, e tiro via. E man mano posso così intensificare, sempre su bagnato posso ancora intensificare con altre striature, vedete? A me questo modo di disegnare, per esempio, così piace tantissimo, è una cosa divertentissima, perché proprio questo tratto che rimane impresso bagnato è veramente molto bello, guardate. E poi naturalmente si può prendere e si può un pochino lavorare, ma poco, perché rimangono le righe, e tirare come lo si vuole. Poi, arrivati a questo punto, anche qua, possiamo fare asciugare e tornare con dei successivi lavori, come in questo caso da asciutto. Bene ragazzi, questo è il metodo più semplice per usare le matite acquerellabili. Non pucciate mai la matita dentro l'acqua, rovinate la mina in maniera indissolubile. Ricordatevi che i colori sono su involucro di legno, quindi si rovinerebbero con l'acqua, ma invece fate in modo appunto che questa macchia così non avvenga, non caricando troppo di colore. Andate per gradazioni piano piano e fate quindi asciugare il vostro lavoro con delicatezza, stratificazione su stratificazione. Bene, spero che questo video velocissimo vi abbia fatto capire come cadenzare le matite acquerellabili. Non tutto il colore finito, perché sennò quello che succede è questo: con una mano che sa adoperarli, una campitura omogenea si può anche avere, ma se dovete fare delle sfumature, se dovete lasciare, no, il disegno per com'è, quindi con dei chiaroscuri, che ne so, state disegnando una caraffa blu e dovete creare le ombreggiature, se voi andate ad immettere l'acquerellatura a
disegno finito, quello che ci sarà sarà questo, quindi un surplus di colore. Vi consiglio invece di aumentare il colore a poco, andare con toni base e caricare solamente leggermente di più le zone in ombra e poi espandere quel colore sul resto del disegno. Spero che questo piccolo video di esemplificazione vi sia in qualche maniera utile. Voi naturalmente allenatevi, perché molto presto su questi esercizi poi faremo dei veri e propri lavori insieme. Ma io voglio che prima di passare a vedermi fare qualcosa di congruo, voi abbiate già gli ardimenti tecnici per capire cosa sto facendo, perché guardare me che disegno è una cosa del tutto sterile. Guardare me come applico le tecniche che vi sto suggerendo invece può essere qualcosa di più istruttivo. Bene ragazzi, ora andiamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto? Non è difficile, bisogna allenarsi, capire il grado di diluizione esatto per le matite, perché differiscono da matita a matita, dipende anche dalla grassezza della mina, dipende dalla pigmentazione della stessa, quindi ogni matita risponde in maniera diversa al pennello, quindi capite che tipo di matita avete sotto mano, dopodiché allenatevi. E io vi aspetto sempre il giovedì sera al corso di disegno live su Facebook. Per partecipare è semplicissimo, basta andare sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, il link lo trovate qua sotto nel box informazioni. Quindi cercare tra le foto l'album corso di disegno, andare a cercare l'ultimo disegno assegnato per il primo anno, se sei nuovo e vuoi aggregarti al gruppo, e postarlo il giovedì indicato entro le 18. Poi io alle 21 arriverò a correggervi tutti e a condividere i vostri lavori e a discuterne insieme. Quindi, se vuoi imparare in qualche maniera a disegnare, sta solo a te e alla tua tenacia. Io ti aspetto su Arte per Te. Aspetto invece tutti gli altri anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K. I link ve li metto sempre qua sotto nel box informazioni. Se il video vi è piaciuto, regalatemi, anzi disegnatemi un pollice in su e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Mi fareste veramente un grande e gradito regalo e io vi ringrazio di questo. Non ci rimane che salutarci a questo punto, ho parlato anche troppo, e allora ci vediamo la prossima volta. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima volta e allenatevi con le matite!